Ah, questo era il mio parco giochi preferito da bambino. Ci si diverte da morire. Quando andavo a trovare mio nonno al parco giochi. Allora, come avete intuito, oggi puntata a tema parco giochi. Dove vorremmo portare i nostri figli se ne avessimo. Io non le ho viste, ma immagino questa sia la meno pericolosa. Esatto. Amore, ti ricordi il figlio che io non volevo e tu sì? Sì, amore, lo porto al parco giochi oggi. Ce n'è uno bellissimo in Russia che dobbiamo assolutamente andarci. Madonna. No, aspetta, è questo. Non... Qui fai felice il nonno che guarda il cantiere. Il bambino che gioca, comunque mi piace le norme di sicurezza dello spago messo a cazzo, è un cancelletto di legno, messo, cioè, e poi per carità di Dio, è una voragine di 42 km, ci metti uno spago per fare in un parco giochi? Qui qualche ingegnere penso che abbia comprato la laurea. Ma magari è un percorso di salute per quelli che fanno palestra. Quello dietro non ha capito come si usa l'altalena, ma vabbè, è lo stesso. Sembra di carta vetrata l'ultimo pezzo. No, sembra di ruggine e cattive malattie. Sai quando volevi imbrogliare allo scivolo senza fare la coda che lo rifacevi in su in verticale? Ah, sì. Che alla fine era molto ripido e scivolavi sempre. Qui ti aiutano perché c'hai pure i pioli per arrampicarti dal contrario. E poi scendi dall'altra. E poi scendi dall'altra un bel salto. Di faccia scendi. Bel carpiato. Presente i cartelli che dicono, no? Non puoi salire su una giostra se sei più alto di tot centimetri? Secondo me puoi. Io ci proverei. In questo caso, se sei più alto di tot centimetri, perdi la testa. Tot centimetri vuol dire 4. A tutti gli effetti il tuo busto deve essere alto così. Questa è in Turchia. È per fare i kebab con i bambini grassi. Come cazzo esce adesso? Cioè, o tagli tutto. Come cazzo c'è entrato? Da sopra. Ok. Dubito che da sotto ce l'abbia fatta. La domanda è, ma è una giostra quel coso? Probabilmente è una trappola per pedofili. Ci mettono dentro un bambino, è tipo l'esca. Esatto. E poi è tutto appiccicoso il contorno e rimane con le mani così. E non capiscono perché Don Matteo continuava a intrappolarsi lì dentro. Questa è l'altalena più felice di sempre. Cioè non puoi divertirti troppo, perché se diverti troppo ti rompi le ginocchia qua. Minchia, è fatto di amianto sto muro. Non so se ti vengono le malattie per la ruggine sull'altalena o se colpisci il muro ogni volta perdi un anno di vita. Dici che ce la fa a fare il giro della morte? Secondo me se si impegna tanto sì. Anche senza fare il giro. Senza girare. Analizziamo. C'è il cartello che ti avverte di attenzione caduta bambini. No, bambini che attraverseranno la strada. No, è caduta bambini, fidati. Non ha nessun senso. Sì, questo non ha nessun senso. Ma io spero sia tipo una scultura d'arte moderna, qualcosa del genere, per lasciare il rischio dei nostri figli sulle strade. Tipo, lasciateli giocare al computer che almeno non si ammazzano. Guarda quanti pericoli ci sono all'aria aperta, io fossi te. Quanti bambini si sono rotti una gamba giocando a Fortnite, eh? Zero. È molto testa e griglia questa foto, sì. Sì. Poi c'è pure un pneumatico depresso che si è impiccato. No! Bellissimo! Ma sto giocando col papà! Questa è stupenda! Comunque una cosa così ci starebbe per fare un po' di atmosfera un po' memosa, tipo metti le strisce di CSI, metti un morto sul muro, due o tre cartellini. Così perché ci fa schifo monetizzare i video. Ma sì. Ma allora che non è Andrea, monetizzabile. Il morto sul muro, non un vero morto. Ma meno male che me l'hai spiegato. L'abbiamo buttato via l'altro giorno il morto, non possiamo riprenderlo. Hanno scelto una forma un po' particolare, fallica. Sì. Ah, è una libellula, adesso l'ho vista. Ah, esatto. Non si capivano che fossero ali quelle. È perché sei troppo malizioso, Giovanni. No, perché la sabbia è dello stesso colore della struttura della libellula. L'unica cosa che vedo è un cazzo nero. È un dildo di un nero. Papà, oggi ho cavalcato questo. Questo sarebbe perfetto per l'Insta Story a tuo figlio. Lui ignaro, tu che le mandi ai tuoi amici e ti belle grasse risate. E quando tua moglie ti dice: "Coi foto fai il nostro figlio?" Amore, è una libellula. Cosa hai visto tu? È una libellula. Oh, quello è un pene. È un fungo. No, fidati, è un pene. È il pene dell'elefante lì dietro. La gigantografia. Mi sembra una scacchiera per bambini. Sai quelle scacchiere giganti con i pezzi in gomma? Ah, sì. Dice che è un pedone. Esatto. Dovrebbe essere un pedone. No, la mia domanda è: come ci si gioca con questa cosa? Le lanci contro il bambino, rimbalza e non si fa male. Guarda, ci sono alcune streamer che ci giocano. Se vuoi te le faccio vedere. Penso di conoscere. Che miseria.
Marco, sembra Oblivion di Gardaland, ma con molte più malattie e meno misure di sicurezza. È molto più in verticale. Non è vero? Qui la misura di sicurezza c'è. Se guardi, non ci puoi salire. Non ci sono le. Ah, ecco. Comunque qui neanche Russia, siamo proprio oltre Chernobyl, qui questo siamo... lì è stato piegato da una bomba nucleare. Probabilmente Hiroshima. O forse l'ha usato un bambino molto grasso. Il piccolo Piero non era tanto piccolo. Allora, lo scivolo arancione è per gente che si vuole divertire. Quello verde è quello per i bambini noiosi, quelli un po' prudenti che non vogliono farsi male. E quello blu è per gli estremi. Su quello blu fanno gli eventi di Red Bull. Tu ti lanci giù, devi fare il grind col culo sul bordo della piscina, grattarti tutto e poi entrare con un triplo carpiato che, e poi devi arrivare... fare il salto L. In realtà quello scivolo c'ha il cartello sopra: un solo utilizzo a testa. Che poi ti dirò, cioè, ok, quello grigio ti prendi una bella grattata, ma vista l'acqua, ti fai meno male con quello blu che con gli esatto. altri. Gli altri esci fuori con qualche arto in più. Con quello verde secondo me riesci pure a fermarti a metà scivolo comunque. Se ti impegni riesci a non finire in acqua. Io non vorrei dire che la discesa è più ripida della salita. Calcinacci che ci sono per terra, secondo me sono denti. Denti, cocci di bottiglia e proiettili. Anche qui siamo in Russia. Poco più in là danzano intorno alle bottiglie di vodka, penso. Qui tu prova a risalire per saltare il turno su questo scivolo. Ti serve il senso di ragno e le mani con le ventose da Spider-Man. Capitan Ventosa. Oh, ma questo è Human Centipede. È il centipede umano. Sì, esatto, il film che ha recensito Yotobi. Io immagino i ragazzini che vedono questa giostra, escono fuori con 20 problemi psicologici. Qui direttamente nella tomba. No, qui devono finire la colata di cemento. Hanno poco cemento, quindi aspettano un paio di ragazzini che facciano un bello strato sotto, così possono mettere meno cemento e averlo ricoperto completamente. È un po' come i mafiosi dei muri. Esatto. È per risparmiare. Per risparmiare. Questo ce l'avevo anch'io a casa ad Arco. Sì, ma non sotto il vetro. Come sì? Avevo un metro in più, però se sbagliavo mira... Giovanni, eri stronzo. Ne ho rotti i vetri di mia nonna. Chissà perché. Beh, scusa, anche tua nonna a mettere il canestro non era proprio furbissima. Allora, sei mai stato a casa mia giù ad Arco? No. Adesso, quando lo vedrai, capirai che l'unico posto a mettere il canestro era quello. Guarda, fidati, penso che un albero, un palo, un cartello stradale sulla strada era più sicuro. Altri traumi infantili, se... Questo è per fare la malta, non è uno scivolo. Dentro c'è una betoniera dentro l'elefante che gira con tutta la malta e il cemento e poi esce da lì. Uno, due, tre, quattro. Il numero 5 faceva un sacco di vittime. Quella è l'ingresso per il sottosopra, uno degli alternativi. Ah, secondo me siamo in Russia. No. Leggici la descrizione, Giovanni. B... Omchke. Ripa Ripaloski. Adidas Grossowski. Cioè, se non fosse per il filo spinato, potrebbe sembrare anche un'area di cani. Però in Russia sono i cani che portano a passeggio i ragazzini, non il contrario. Quindi i cani mettono dentro i bambini e poi stanno fuori. Nella Russia sovietica. Nella Russia che vorrei. Il cane porta a passeggio a te. Che voi lo criticate? Guarda che un sacco di ragazzini si sono divertiti lì dentro. Anche il figlio di Benigni, il bambino col pigiama a righe, Jonah che visse nella pancia della balena, ce ne sono un sacco. Leo, non si può mettere. Perché sono bambini che si sono divertiti? Perché poi se la prendono con noi. Ci scrivono You are a bastard, you want an applause. Sì, esatto. You want an applause. Questo è per chi vuol fare differenziata, no? Bambini e calcinacci qua. Beh, il bambino è secco non riciclabile, quindi dai, ci sta. Questo è per i vecchietti. Le istruzioni erano altre. La panchina andava sulla destra e l'altalena sulla sinistra. È che avevano poco spazio, non decisi se mettere il dondolo o la panchina. Quindi fai felici tutti a quel punto. Ah, questa vabbè, è storica. Guarda il bambino che felice che è. Mi ha proprio la faccia da... Mo sto per morire. And it was in this moment he knew. He fucked up. Come la faccia disperata. Che io vedo già i commenti. Ma quel bambino è biondo, ha gli occhiali. È uguale a Leo. Ma il bambino non si è fatto due domande prima di salire? Io immagino un bambino felicissimo. Oh, in questo scivolo non c'è coda. È mio, è mio. Sullo scivolo all'inizio, cioè, fai vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile. Io farei notare che lì non c'è erba, è solo pelle di bambini. Ma è vero?
Questi sono bambini grattugiati. Ok ragazzi, questa era l'ultima. Se avete o trovate altri parco giochi simili sotto casa vostra, andateci e fateci una foto e mandatecela. Mandateci la foto su Facebook, che SCAD raccoglie le più divertenti. Ma dovete mandarcele su Facebook, non su Instagram, che su Instagram le perdiamo. Detto questo, direi che per oggi possa bastare. Dal camper a Spawn e da Leo è tutto, noi ci vediamo quando, come? Come, ma con un prossimo video. Asgana away!